auto di lusso senza crisi, purché si possano personalizzare. Tra i protagonisti della corsa ai portafogli più pieni, Acura, Honda, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Fisker, Ford, Jaguar, Karma, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lucid Motors, Maserati, McLaren Automotive, Mercedes AMG, Mercedes-Benz, Mercedes Maybach, Nissan, Porsche, Rolls-Royce Cars e Tesla, tutte accomunate dall'attenzione verso la fascia alta del mercato. Per ottenere un vantaggio competitivo, le case automobilistiche dovrebbero focalizzarsi sulla costruzione di veicoli con notevoli funzionalità convenienti, oltre a opzioni per la massima personalizzazione, ha dichiarato Venkata Balakrishnan, analista di Frost & Sullivan. Inoltre, si prevede che i veicoli di superlusso saranno tra i primi a offrire tecnologie autonome di livello 4 entro la fine del 2018 e di livello 5 entro il 2020, poiché i clienti sono desiderosi di pagare per caratteristiche avanzate uniche e lussuose, aggiunge l'analista. Dunque, anche le tecnologie a guida autonoma saranno riservate a clienti facoltosi? Non la pensano così parecchi produttori che puntano alla sicurezza stradale totale, ai flussi di traffico intelligenti e alla mortalità zero. Anche se è realistico immaginare che, come succede un po' per tutte le nuove tecnologie, almeno all'inizio, finché la nuova tecnologia non diventerà di uso comune, i prezzi di questi veicoli intelligenti non saranno proprio alla portata di tutti. E qui entra in gioco il filone di pensiero che vuole la chiave di volta nel car sharing elettrico a guida autonoma, ma non riguarda certo il segmento analizzato da Frost & Sullivan. Tornando ai dati dello studio, a proposito di tendenze del mercato con proiezione al 2025, a farla da padrone saranno ancora SUV e crossover di fascia alta, tanto che si assiste già oggi all'introduzione di SUV premium che vanno ad arricchire la gamma di sportive e berline super lusso. Altro trend è quello di marchi specializzati in sportive super lusso elettriche come Lucid, Fisker e Faraday Motion, con modelli pronti ad arrivare sulle strade nel 2019, mentre le case di lusso tradizionali si lanciano in nuovi segmenti di mercato, come è successo a BMW con X7, ad Audi con Q8 e a Porsche con Mission E. Inoltre, sarà inevitabile l'ampliamento dell'offerta di veicoli elettrici di superlusso, entro il 2020 più della metà delle case automobilistiche premium metteranno in listino, secondo Frost & Sullivan, veicoli ibridi e 100% elettrici. Aumenta infine in modo vertiginoso la voglia di personalizzazione, e grazie a questa tendenza si aprono nuovi margini di profitto per le case. La proiezione degli analisti prevede elevati profitti per i veicoli con un prezzo superiore a $15.000 grazie alle opzioni personalizzate per i clienti.